facendo per mano. Thank you.
seguito, perché di tanto in tanto si recava a Sorrento, dove conobbe il canonico Giuseppe Marino, uomo di Dio, che ha avuto notizie delle opere delle sue frate, pensò fosse auspicabile avere una casa a Sorrento. Il progetto, supportato sempre dal canonico Marino, veniva esposto alle superiori che si succedevano alla guida della comunità esistente a Roma. Ma il riscontro era sempre negativo. Il canonico Marino morì nell'anno 1915, senza aver potuto vedere la realizzazione di tale opera.
confesso Thank you.
dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amato e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dai uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele, e chi vi confermerà e vi custodirà la vita. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, e quanto noi vi ordiniamo, già lo facciamo e continuerete a farlo. Il Signore guida i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio. Aleluya.
non essere ascoltatori superficiali, distratti, per non rimanere nel buio della nostra povera storia, che senza la sua presenza ci lascerebbe soli, smarriti, schiavi di noi stessi, della paura del non senso e della paura. E così oggi ci avviciniamo a Gesù, non imparando le sacrosante. Quante volte ci sono stati alcuni che si sono avvicinati al Signore senza questa apertura del cuore, senza la disponibilità di ascoltare la vostra presenza, la missione, la catechesi ai vincoli, che oggi comprendiamo meglio insieme a loro, alle famiglie. Bisogna di non solo conoscere, ma di entrare in relazione con il Signore Gesù, fidandoci di lui. I sadducei erano sicuri di sé, non erano persone cattive, ma quando si presume la conoscenza di sé, del mondo e addirittura delle cose ultime di Dio, e allora cosa scende al popolo di sé? E anche i sadducei erano scesi al popolo. Solo convinti di poter dire l'ultima parola sulla vita, non c'è vita eterna, non c'è risurrezione, avevano i loro motivi, le loro ragioni religiose, di tradizione teologica, così leggevano la Bibbia e così erano sicuri. Ma quando ci si chiude al dono di Dio che viene, che ci libera, che ci apre prospettive nuove, si scende a compromessi. Erano scesi a compromessi con il potere religioso e politico, e non era la perché chi scende a compromessi. Dio vuole che i suoi figli invece si amino e trasmettano, comunicano la gioia dell'amore, questa esplosione di gioia che abbiamo cantato nella Bibbia. Non può essere solo un segno, deve corrispondere alla vita, deve trasformare la vita. E allora dobbiamo trovare un altro modo di avvicinarci al Signore. Certo, portiamo le nostre domande, le nostre incertezze, tante volte anche i nostri dubbi. Ma la preghiera del Salmo che pure abbiamo cantato ci ha predisposti all'atteggiamento giusto. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Noi desideriamo te, la nostra vita è pure presa da mille cose, da necessità, da speranze, non può esaurirsi nel nostro cammino. Abbiamo bisogno di non solo ascoltare la tua parola e portare nel cuore il bisogno e la necessità di bellezza, di amore e di pace, ma abbiamo bisogno di contemplare. La nostra vita non può finire nel buio. Anche la Bibbia del testimone, già prima di Gesù abbiamo sentito questa splendida testimonianza di sette fratelli che hanno ascoltato solo i quattro fratelli, muoiono pur di non tradire la fede, e quanti ce ne sono stati, ma prima di morire manifestano la loro certezza, il Dio in cui crede, non può lasciarmi nella morte. Questo mio corpo lo vedrà, risorgerò. Non è una certezza evidente, non è una comprensione chiara, è un bisogno di persone a cui viene allora tantissimo, oggi ancora di più, sottratta la gioia della vita per le proprie convinzioni, per il proprio credo religioso. Quanti anni ha ricordato Papa Francesco ancora una volta, già prima, quanti martiri oggi? Ebbene, è il grido che dall'umanità arriva fino a noi. Così ci presentiamo a Gesù, non allora come i sadducei, con la presunzione di sapere per mettere in campo la storiella di Agnello raccontato, che è paradossale, ma nasconde una convinzione che vuole solo evidenziare l'infondatezza dell'annuncio evangelico di una vita senza fine, di un amore che perdona, di un padre che attende i suoi figli per condividere con loro la vita.
gioia dell'eternità. Ascoltiamo ancora con fiducia, con fede, con lo stupore dei piccoli. Sì, lo stupore è il primo passo della fede. Ascoltiamo le parole di Gesù, che non viene a spiegarci, non viene a mostrarci in anticipo. Questo sarebbe solo, sarebbe l'appagamento della curiosità. Molto di più, gli viene ad aprirci un orizzonte sconfinato di una vita, di un'esperienza che è già iniziata. Cioè, noi siamo figli di questo mondo, pur appartenendo a questo mondo, pur vivendo di questo mondo, pur amando questo mondo, come lui che ha amato il fratello, la vita, il creato. Amate i momenti di festa, quante volte il Vangelo ce lo presenta, il banchetto, ed è stato anche contestato per questo. Ma non possiamo essere catturati da questo mondo. Noi siamo figli della risurrezione, figli di Dio, figli di una vita che è stata messa in noi e che non finisce, non perché ne siamo capaci o ce lo meritiamo, ma perché la riceviamo in noi. E allora non dobbiamo apprezzare tutto ciò che appartiene a questo mondo? Assolutamente, e ben altro, molto di più, la vita eterna, la vita dei risorti che Gesù annuncia, anche se c'è la vita di coloro che non possono più morire. Perché? Perché sono di Dio, perché sono figli di Dio. La risurrezione che Gesù annuncia, che rivela e che mostra con la sua vita, la morte, il risorto, è la comunione piena con Dio, quella comunione che noi cominciamo a sperimentare qui nel nostro cammino per terra. Non è qualcosa dunque di lontano da noi. Gesù è venuto per questo, il cielo è sulla terra, anche se la terra non lo può raggiungere. Con la sua incarnazione, il Figlio di Dio ci ha introdotti. Solo nella mente dei pensieri, e manco solo per gli affetti, i sentimenti, ma per la nostra stessa condizione di creatore, ci ha introdotti nella vita dei figli suoi, come gli altri. Potrebbe farci paura, ma Gesù dice così: i figli della risurrezione sono uguali agli angeli, saremo uguali agli angeli, non perché perderemo le nostre caratteristiche, la nostra fisicità, il nostro corpo, cui siamo tanto legato, giustamente, ma perché questo nostro corpo sarà trasfigurato come il sole, riempito del dono dello Spirito, ci consentirà di vivere quelle relazioni che oggi con fatica riusciamo a condividere a metà a causa della fragilità del peccato. Vivremo in pienezza da noi, perciò non sarà proprio necessario prendere marito, prendere moglie, perché disprezzata l'amore umano e la vita della coppia e la generazione, al contrario, perché questo ci sarà restituito in pienezza a me come a noi, perché sarebbe in lui. I morti risorgono, noi risorgeremo. Carissimi, ascoltiamo questa parola di Gesù che non solo ci riempie di gioia, ci mette dinanzi al dono che abbiamo ricevuto la vita, perché non lo sciupiamo. Il Dio in cui crediamo non è il Dio dei morti, e Gesù parla ancora di Sadducei, ma il Dio dei viventi, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non personaggi del passato. Quando si rivela a Mosè nello velo ardente, quando Mosè si trova di fronte a quel Dio che è un pagato a servire, ma che sente lontano e che scopre invece vicinissimo, si mostra Dio come Dio che mantiene le relazioni. Il rapporto che stabilisce con il suo popolo e con ciascuno di noi non si spezza più. Siamo capaci, noi no, tante volte lo spezziamo, ma non lo spezza più, nemmeno la morte lo spezza. Ecco il fondamento della nostra speranza. Allora noi che contempliamo il risorto, non ancora contempliamo la bellezza infinita di Dio, ma attraverso Gesù, il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio, fatto figlio dell'uomo, attraverso
testimoniamo, come Paolo ricordava i Tessalonicesi, testimoniamo in un mondo smarrito, in un mondo incredulo, in una società che ci guarda e non riesce a capire se è fanatismo, se è credulità, se è ingenuità. Testimoniamo la bellezza della vita, la grandezza del suo amore e la dignità di ogni persona. Nulla andrà perduto, nulla, perché tutto è prezioso agli occhi di Dio, nella bellezza che voi continuate a manifestare e a comunicare attraverso anche l'altro. Sì, amiamo la bellezza, amiamo i fratelli, che siamo amati da lui, e un giorno vivremo per sempre nel suo amore. La questione rimane con il 5 km che viene anche, no? Consegno, non so se vedete che la chiamiamo, che la pugnalà. Che ci stiamo Michele, sei miserabile. Fratelli e sorelle, certi che l'amore di Dio ci avvolge, ci avvolgerà sempre, anche al di là della morte fisica, chiediamo nella preghiera che confermi oggi i nostri cuori nella fedeltà a Lui. Ascoltaci, Signore. Per il Papa Francesco e tutti i pastori del Vangelo, con parole efficaci e percorribili, sappiamo annunciare ai fratelli il pedale della Pasqua di Cristo. Preghiamo. Per la nostra società, nelle sue leggi, nelle sue scelte culturali, privilegi quando fate mangiare preservare la vita e non quando la trasformare dalla morte. Crediamo. Ascoltaci, il Signore. Per le cuore orate del bambino Gesù, affinché nell'esprimere l'orca e il corpo della vita, continua a annunciare a tutti il piccolo Betlemme, morto e risorto del mondo e il nostro Salvatore. Crediamo. Ascoltaci, il Signore. Nascondere di questi 100 anni
La Santissima Trinità è fonte dell'amore gratuito di Dio.
il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono in gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza e in lui, l'uomo Adamo, hai redento l'umanità decaduta. E con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si ammirano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di loro. Grazie.
Santo di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Santo e formati al suo divino insegnamento, possiamo. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi i nostri pani, come noi non rimettiamo i nostri debitori, nell'attesa che si compia la
e alla speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
forte, forte, forte. Che si sa scucciare? Veramente. Signore Dio, padrone dell'universo, Dio dei nostri padri, che hai voluto liberare il tuo popolo Israele dall'idolatria, affinché conoscesse te solo vero Dio e ti servisse per sé, gli hai proibito di farsi un'immagine di te vero Dio e di venerare. Tu che hai detto a Mosè di costruire l'arca dell'alleanza con i cherubini, memoria dei tuoi prodigi e dei tuoi benefici. Hai comandato di venerarla con timore e rispetto e hai accettato tale venerazione come dei salvini. Tu hai mandato, quando i tempi furono compiuti, il tuo figlio unico, nostro Signore Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria. Tu hai accettato in quest'uomo la condizione di schiavo. Tu hai donato l'impronta del tuo santo volto al re di Abra per guarirlo dalla malattia. O Padre, buono Signore dell'universo, noi abbiamo fatto questa immagine del tuo amato figlio in ricordo della sua incarnazione salvifica, dei suoi miracoli e di tutti i prodigi che gli ha manifestato al genere umano, mostrandosi come uomo. Noi l'abbiamo fatta non come idoli, ma consapevoli che la venerazione data all'immagine è data all'originale di essi. Posa il tuo sguardo con bontà e sopra le nostre icone e manda su di esse la tua benedizione celeste e la grazia dello Spirito Santo. Benedici e santifica, da loro la forza contro le malattie e gli spiriti del male, ricolmati della forza della tua prima immagine. Fa che tutti quei fedeli che le venerano ottengano la salvezza, che siano esauditi e da loro la tua bontà e la tua grazia. Tu sei la nostra santificazione e noi diamo gloria a te. Il tuo Figlio unico e il tuo Santo Spirito, buono e verificante, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Thank you.
chiamare mensile, che nasce un po' qui, ma vuole un po' dare uno sguardo a quella che è la nostra città, con uno sguardo critico ma costruttivo, cercando di non volgere dall'altra parte lo sguardo rispetto a problemi che ci sono nella nostra città, ma che vuole nello stesso tempo dare una mano per cercare di risolverli insieme, perché bisogna su questo fare comunità. Quindi per favore facciamolo girare, ci sono dei cestini, se poi volete anche mettere un offerto per le spese di stampa è possibile, ma la cosa importante, leggetelo, prendetelo, è bello lasciare copie qui in sacrestia, ma che possa essere letto e farlo scorrere tra le persone. Ci mettiamo in piedi. Il Signore sia benedetto nel nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo la gioia del Signore risunto, andiamo in pace. Andiamo. Sono pronti, io devo... Sì, dove scendere? Che cosa? Intendeva le foto di Google.